Dopo più di 10 anni dalla mia ultima esperienza con Yu-Gi-Oh! Ho deciso di tornare a giocare, adattandomi alle nuove meccaniche di gioco e costruendo un deck completamente da zero. Bentornati a Back to Yu-Gi-Oh! Ed ebbene, iniziamo anche il terzo episodio di Back to Yu-Gi-Oh! Eccoci qua con il primo pacchettino di oggi. È molto misterioso ed è molto scocciato, come me, quando vedo questa roba. Era una posta 4, quindi roba di poco conto probabilmente, però va bene. Invece roba di poco conto, spolverino dell'arpia che mi serviva, la giara dei desideri che può sempre tornare utile, e 2 dogmatica punishment per ovviamente Invoked Shadow dogmatica. Bene, lo spolverino mi serviva anche a breve, quindi ottimo che è arrivato. Secondo pacchetto, qua vedo... Oh no, carte di Magic. No, non può essere di nuovo. No, ok, vediamo un pochettino, le carte di Magic le skippiamo. E sono proprio le 2 Ferrigit che mi servivano e anche i 2 Shuraig. Questi sono ultra. Anche se nel mentre che avevo ordinato queste, mi sono procurato una base tribrigata, tutta completa, quindi con gli Shuraig Secret. Ergo sono un po' stro... Olè, ecco qua l'altra Enchantress, tra l'altro. E... wow. Liberare le carte dalle loro prigioni. Anzi, questa era proprio una croce di scotch. Vabbè, dai, almeno è accettabile. Per una carta come l'Enchantress, voglio ben dire, ci voleva una grande protezione, ovvio. Carta messa bene, direi. Sì, assolutamente sì. Veramente ottimo il fatto che adesso possa andare a giocare Brave Token. Let's go. Prossimo pacchetto, oggi ne abbiamo un po'. Ne abbiamo altri 2. Qua c'è la Foolish Burial. Ma perché me l'ha messa di un top loader? Vabbè, la volevo brillante, quindi... e vai. Questo invece arriva dalla Francia, quindi so già cos'è, perché dalla Francia ho ordinato una carta particolare, una carta veramente potente, una carta che, wow, vince le partite da sola. Però io devo fare così. Stanno uscendo così. Ah, non è dalla Francia? Ma c'è scritto Italien. È dalla Germania. 2 ad libitum americani. Giusto per sfizio. Presi giusto davvero per il più grande sfizio. Vabbè, pensavo fosse dalla Francia, è scritto Italien. Qua c'è un piccolo punto di pressione comunque. Non va mica bene, non va mica bene. Vabbè, tanto volevo regalarlo ad Antonio. Che devo dire, bello ad libitum. E infine... solo questo? Per un pacco così gigante? Solo quello? Va bene. Ed è... la Chimera Guardiana! Oh no, non me lo dire. No! No! Vabbè, sì. No, invece no. Invece no. E invece no. Io veramente non so più che cosa dirvi, perché la gente non sa spedire, palesemente. Come fai a mettermi questa etichetta? Vabbè. Chimera Guardiana, la seconda, dovrebbe essere americana. E orca di quella... ma è pure foil bleed. È foil bleed. Brilla su tutta la carta. Questa è Miss Print, credo, addirittura. E foil bleed, che figata! Non so se riuscite a vederlo, ma brilla proprio su tutta la carta. Che figo! Bene, eccoci al game 1 della scorsa serata. Abbiamo fatto appunto 4 round. Come vedete, inizio subito con Branded Opening. Scarto la luce per evocare Aluber e aggiungermi Branded in Red, perché avevo già in mano Branded Fusion, che attivo mandando giù Albatz e Tragedia per evocare ovviamente Lubellion. Scarto un'altra carta in mano, penso fosse un'altra Branded Opening a dire il vero, e aggiungo Ad Libitum dal deck alla mano per effetto di Tragedia. In questo modo riprendo l'Albatz, mando nell'extra deck Lubellion per evocare specialmente Mirror Jade. Evocato Mirror Jade, setterò Branded in Red e un altro Branded in Red, credo addirittura. Forse ne avevo 2? No, ne avevo solamente 1. Era l'altro turno, evidentemente. O invece era proprio questo, perché sì, vado a fare effetto di Mirror Jade, banno Mirror Jade stesso e vado a settare l'altro Branded in Red. In questa partita ho fatto un errore, ovvero che non ho attivato l'altro Branded in Red, perché, come vedrete,
arriverà una Ghost Bell sul primo. Solamente che Ghost Bell non annulla l'effetto, ma solamente l'attivazione, e Brandon in Red dice che posso attivarne solamente uno per turno. Ergo, se arriva la Ghost Bell, io posso andare a riusare il Brand di Red. Il mio avversario giocava Swirsol, Tenny Swirsol ovviamente, e non vi nascondo che ho perso 2-0 questa partita. Swirsol è un mazzo che ancora non riesco a ben gestire. Qua arriva comparsa, Emergency, quindi aggiunge mostro Swirsol. In più, se ha un mostro sincro, può aggiungere una qualsiasi carta, credo. Faccio Ash Blossom per negare l'add, però arriva effetto di Ashuna, che si evoca speciale. Io attivo Branded in Red e arriva, come vi dicevo, la Ghost Bell. Ghost Bell che, ripeto, mi poteva far... anzi, mi permetteva di usare un altro Branded in Red. Però io sul subito non ci ho pensato e devo dire che se l'avessi saputo prima di poter usare il Branded in Red, l'avrei fatto, avrei fatto la chimera, quello sarebbe esploso, avrei pescato due e chissà cosa avrei pescato poi. Quindi la partita sarebbe andata in tutt'altra maniera, probabilmente. Però bisogna comunque dar merito al mio avversario perché è bravo, insomma. Io ho provato qua a fare Ghost Bell su Ashuna, ma effettivamente non sapevo che fosse costo il bannarsi. Devo ancora comprendere molte molte cose, però ripeto, sto imparando di nuovo a giocare Yu-Gi-Oh! Praticamente da zero. E Ashuna porta Vishuda dal deck. Lui si locca in Wyrm e, come vedete, ha evocato tra l'altro sia Adara che il Monaco. In questo modo lui va a fare poi Synchro 8 probabilmente. Arriva appunto il Swordmaster, Xixiao. Xixiao che adda mostro. Quindi, anzi, a dire il vero, adda carta qualunque, credo, di Swirsol, oppure la banna. E non c'è niente da dire, Swirsol è comunque un buon mazzo, sempre solido, ben compatto, quindi ci può stare. Qua ha aggiunto Longyuan, che scartando un altro mostro Wyrm, si evoca speciale, insieme a un altro token. In questo momento Adara, bandendosi, va a recuperare Ashuna, e Ashuna viene scartato per evocare Longyuan, come vi dicevo, andando a creare il token. Token Longyuan di livello 10, sincro, e va a fare Sinister Longyuan. Lui, innanzitutto, Longyuan, quando viene usato per evocare sincro, fa 1200 di danno da burn, e in più il Longyuan in campo è parecchio potente perché banna mostro, banna magia e fa 1200 di danno per entrambe le cose quando viene attivato un effetto. Qua è entrata Ecclesia come normal summon per evocare Taya dal deck. Taya bandisce il Longyuan nel cimitero per andare a evocare il token e fare sincro per evocare Baxia. Baxia che fa rimbalzare entrambe le carte e io non avevo nient'altro con cui poter provare a vincere, dal momento che, tra l'altro, avevo già preso 1200 di danno e i suoi mostri erano comunque abbastanza per finirmi. Secondo game, questa volta contro Eldritch Branded. Eravamo 1-1, quindi era la terza partita di quel round, e vediamo subito che lui inizia con Aluber, che cerca chiaramente fusione marchiata. Fusione marchiata che chiaramente anche qui va a mandare i materiali da deck, mano o terreno per fare fusione. Arriva Albatz più Eldritch per fare Albion. Qui poi andrà a usare l'effetto di Albion per appunto evocare fusione una seconda volta, bannando lui stesso e Albatz per fare Mirror Jade. Quindi la sideboard consisteva nell'avere appunto Mirror Jade e Aluber in campo. Dopodiché, se non mi ricordo male, va a settare 3, di cui una era anche Super Poli, credo. Però io in mano avevo una carta parecchio interessante per andare contro a questo genere di mazzo. Arriva finalmente il mio turno, io in mano avevo Fulmine Tempesta, e chiaramente scelgo di andare a distruggere la Backrow, la cosa più importante per Eldritch. Qua, come vedete, va a usare l'Eldritch Seer per evocare da mazzo un altro Eldritch, però il tempo era veramente agli sgoccioli. Io qua mi sono accorto, riguardando il video, di essermi sbagliato, perché vado a evocare effettivamente Aluber, scartando una carta, mi pare è Gimp Chain. Però io, evocando Aluber e dichiarando il fatto che volessi prendermi Branded in Red dal mazzo, non prendo Branded in Red, preso dalla fretta,
ma vado direttamente a evocare Lubellion dal deck, dall'extra deck. E questa cosa appunto senza usare la magia, per quanto ero preso, come vedete. E inoltre mi aggiungo pure il buon patchwork. Mancavano veramente pochi secondi e la partita sarebbe finita, quindi avevo fretta di finire. Lui attiva l'effetto di Mirror Jade per bannarmi Lubellion. Per effetto di Lubellion scarto patchwork per fondere. Lui non lo sapeva che Lubellion potesse comunque andare a fondere. E così evoco Dragostapelia. Inoltre poi con la polimerizzazione che ho in mano fondo Dragostapelia e Aluber, attivo l'effetto di Quirites, faccio andare a zero l'attacco di Aluber, lo attacco per 2005 e finisce così la partita, aggiudicandomela. Per quanto invece riguarda il terzo turno, c'è stata una piccola discussione sul fatto che se la mia chimera non è più in campo, dopo che viene evocata la sua e la mia viene evocata in un secondo momento, non può andare a utilizzare il suo effetto, essendo che, essendo stata distrutta, non ha più un modo per attivare il suo effetto quando viene evocata. È come se non venisse mai evocata. Purtroppo, essendo che sono tornato a giocare da poco, meccaniche come queste, soprattutto quando si tratta del gioco fisico, ancora non le posso ricordare, non le posso comprendere. Quindi il mio avversario ha cercato di farmelo capire, giustamente era nel giusto, ripeto. Io ho chiesto pareri anche ad altre persone che c'erano lì, entrambi mi hanno detto che secondo loro la chimera andava a risolvere l'effetto, così non era effettivamente come vi sto spiegando, e per questa discussione il mio avversario ha perso la pazienza, si è alzato e mi ha concesso la partita 2-0. Quindi non credo nemmeno ci sia bisogno di commentare ulteriormente. Unica cosa, capisco che magari uno può essere nervoso, però io ero lì a giocare a carte, non per vincere così 2-0 con lui che si sala e quindi si alza. Tutto lì. Mi ha fatto un pochettino dispiacere. E arriviamo anche all'ultimo game, dove come vedete ho subito iniziato con patchwork, andandomi ad aggiungere polimerizzazione e un edge imp chain. Polimerizzazione che uso per fondere lo stesso edge imp chain con un tragedia, e chain lock l'effetto di tragedia in modo da essere sicuro di appunto andarmi ad aggiungere Aluber. Aluber che viene evocato e aggiunge la fusione marchiata, stessa carta che viene attivata per andare a fondere in Lubellion. Classica giocata. Lubellion andrà a attivare il suo effetto per fondere a sua volta, scarto un patchwork e lo faccio tornare nell'extra deck insieme a una copia di Albatz nel cimitero per poi fare Mirror Jade. Mirror Jade che attiverà poi il suo effetto, come vedrete tra poco, per mandare Albion al cimitero e attivarlo nella end phase. Ho bannato Mirror Jade stesso. Questo perché poi lo posso riportare in campo grazie all'effetto di Ad Libitum che avevo già in mano. Settato Branded in Red, va il mio avversario che usa subito Kowloon. Ero contro Virtual World. Questo, se non mi ricordo male, è Game 2. Vi faccio vedere Game 2, dove vi dico già ho vinto io perché c'era quel Masquerade che bruciava 600 life points ogni volta che lui attivava un effetto. E qua arriva il Killong. Killong che prova a usare per annullare l'effetto di Masquerade. Io però metto in catena Branded in Red per andare a fare fusione. Riprendo Ad Libitum nel cimitero che ci è andato per via di fusione marchiata. E lui in catena usa teletrasporto di emergenza evocando un Ghost Ogre. Io faccio fusione con Aluber e il Ad Libitum in mano per fare un altro Masquerade e riportare il mio Mirror Jade che era bannato in campo. In questo modo un Masquerade era sì negato, però ciò non importa perché comunque avevo l'altro che continuava a bruciare 600 life points. Mi distrugge tra l'altro il Masquerade per effetto di Shushe, andando a rimischiare nel deck due carte Virtual World bannate. E come vi dicevo prima, vi sto facendo vedere questa partita dove ho vinto io, e vi dico anche che ha vinto lui il totale di partite, perché semplicemente la terza era molto noiosa. C'è stato un piccolo stall di 5 minuti precisi d'orologio alla fine per poter vincere, e quindi piuttosto che farvi annoiare vi mostro questo, dove c'è stato un po' più di azione tra l'altro. Come vedete qua arriva Lili,
una successione di cose. Io faccio effetto di Mirror Jade, che è stato mandato al cimitero per effetto di Ghost Ogre tributandosi. Io con Mirror Jade gli vado a bannare Lily, in modo tale da togliergli un pochettino di pezzi sulla board. Però arriva Lulu, Lulu che targetta Chushe, quindi può fare Foolish di una carta e poi aggiungersene un'altra. In questo caso ha mandato giù un Killong, lei torna Gnan Gnan perché appunto ha evocato il livello 3 e va a fare Synchro, no, Xyz forse, sì, in Spada Infranta. Spada Infranta che porta sul terreno Masquerade, da momento che c'è un mostro evocato da Extra Deck, quindi Masquerade si può rebornare ma con effetti negati, o almeno non può attivare il suo effetto perché non è stato evocato tramite fusione ma è stato semplicemente rebornato dal cimitero. E Spada Infranta va a distruggersi da solo per distruggere anche il mio altro Masquerade. Arrivati a questo punto lui usa Lao Lao, l'unico mostro che gli era rimasto in mano, immagino, facendo Foolish di Tutu e rebornando a questo punto un Gigi che viene boostato, quindi diventa di livello 6 grazie a Shushe, e lui evoca Geomatemax Sigma finale. Per effetto di Albion quindi vado a prendere fusione marchiata, turno mio. Aluber mi aggiunge dal deck il teatro, così avevo una protezione in più magari se mi andava a distruggere un mostro fusione. Arriva fusione marchiata, manda giù Tragedia e Albatz per evocare Lubellion. Lubellion che attiva il suo effetto andando a rimischiare Tragedia e Edge Imp in modo tale da andare a fondere in Quertis. Ho aggiunto tra l'altro il Drammaturgo alla mano, quindi faccio polimerizzazione di tre mostri per evocare il Proscenion e anche il Drammaturgo per il suo effetto. Drammaturgo si va a schiantare contro il Geomatemec, entrambi hanno 3000 punti d'attacco, quindi vengono distrutti entrambi appunto, e vado diretto, ho già fatto danno per Masquerade, la partita è mia. E finalmente arriva il mio momento preferito di questo video, ovvero il recap del deck. Ed è il primo episodio che non lo sto facendo, quindi è anche giusto farvi vedere come si sta evolvendo il deck, come lo sto provando. Spoiler, sto continuamente cambiando lista, quindi anche questa che vedrete non sarà quella finale. Però sono fatto così. È una lista a 45 carte che gioca sia Brave che Edge Imp, quindi tutti i pacchetti che vanno bene con Despia. C'è una piccola cosa da dire che appunto adesso scoprirete, però non è quello il punto. Vabbè, iniziamo. Due Aluber, la parte fondamentale del mazzo è chiaramente il reparto Despia, che si compone da queste 5 carte. Alcuni di voi potrebbero voler giocare il Drammaturgo, lo sto provando a giocare, sto provando a giocare anche tre Aluber, ma con il reparto Brave due Aluber sono più che sufficienti, anche perché li vedrete assolutamente sempre, sempre, veramente vedrete il rito e i due Aluber, quindi se saranno tre solo peggio, fidatevi di me, fidatevi di me. Due Fallen of Albatz sono pretty standard onestamente, uno ve lo rischiate volendo. Abbiamo anche tre Edge Imp Chain ovviamente per andare a sfruttarlo appieno, e il repartino fusioni, quindi Dasher, Celestial e la luce. A me personalmente quando gioco questi esseri mi piace poter andarli a scartare di Dragoon, quindi il costo di Dragoon non è più un problema se giocate questi, in poche parole. Enchantress 2 e il grifone per quanto riguarda ovviamente i mostri di Brave. Lo sto provando a 2, vediamo se è meglio di giocarlo a 3. Il punto è che vorrei anche giocare qualche entrap in più. Un Veiler, una Belle, due Ash Blossom, un Ogre, e questi sono due cross out virtuali. Fate finta che siano due cross out, mi devono arrivare. Uno di ogni entrap tranne Ash, semplicemente perché voglio avere la protezione contro Ogre. Ash la gioco ovviamente perché è Ash, ma voglio avere la protezione contro Ash. Bell perché è forte contro Despia, quindi voglio avere la protezione contro Bell. E anche ovviamente il Veiler e Impermanence, se vogliamo buttarla in mezzo. E sono tutti target da cross out, poi se mi arrivano in mano e posso sfruttarli bene, meglio. Parte delle magie, ovviamente, tre fusione marchiata, tre Branded Opening e due Red. A me piace giocarli con questo rateo, cioè chi gioca Red a 3. Fusion Destiny. Allora, c'è un problema.
c'è un problema. Onestamente non mi sto trovando proprio bene a usare l'anaconda, o meglio a non usare l'anaconda, perché non riesci mai a usarla, perché ti locchi sempre in fusione. Quindi credo di voler provare una versione del mazzo più orientata verso le fusioni, e quindi senza Brave ancora una volta. Sto testando veramente tanto, ve lo sto dicendo da non so quanto. Due poli, tre patchwork, questo è il pacchetto appunto sempre di patchwork. Due rito, un'avventura fatidica e Dracobek. E a finire Call by the Grave e Sepoltura Shock, ovviamente. Che avete visto? Mi è arrivata ultra. State zitti adesso, state zitti. 45 carte, andiamo a vedere il side prima dell'extra deck, perché facciamo prima. Abbiamo tre Nibiru, tre Droll che non arrivano mai in mano, Lightning Storm, eventually, uno spolverino dell'Arpia, tre super polimerizzazione e altre due impermanence, perché ho spazio e onestamente può essere utile buttarne su altre due. Per quanto invece riguarda l'extra deck, abbiamo parte Link, Anaconda Verde e Ragno Link. Chiaramente serve per Brave. Vi divertite? Non lo so, non lo so se mi piace usare Brave in questa maniera qua dentro. Una Dragostapelia, ok, forte Dragostapelia, molto più forte di quanto pensassi. DPE, Dragoon, una nuova aggiunta, Sprint. Sprint perché ha un effetto interessante, molto carino. In più ti aiuta a giocare contro contatto C nel caso che appunto diventasse un po' più popolare. Quindi perché no, ho detto. Un Mirror Jade, ho visto molti che lo giocavano a due, onestamente non ne capisco il motivo. Due Lubellion, questo sì, a due è essenziale. Albion a due, se non addirittura a tre in alcuni casi. Due Masquerade e infine due Chimere. Questo era il mazzo. Mi sto trovando bene? Sì, questa versione è buona. Potrebbe essere più buona? Sicuramente. Sicuramente. Vediamo un po'. Voglio almeno portarlo ad un local. Per ora lo sto solamente testando online in questa versione, quindi diciamo che è comunque un testing un po' relativo, ecco, mettiamola così. Detto ciò, lasciate un mi piace per supportare il canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Inside Collector proprio qua sopra, andate magari a preordinare Fantastico nel passato se vi interessa. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo episodio di Back to Yu-Gi-Oh la prossima settimana. Vediamo cosa alzo dal mazzo. Fusione marchiata, la carta più forte del mondo.